Amici di Impot x2, bentornati a un nuovissimo video. Oggi andiamo a provare un fan game che si chiama Return to Bloody Night, quindi il ritorno alle notti sanguinolente. Da quello che abbiamo letto sulla pagina di Game Jolt, praticamente questo gioco prende ispirazione da FNAF Plus, dai libri e dai giochi originali, e prende una timeline che fa tutta sua. E a questo punto, tantissima curiosità, andiamo a vedere di che si tratta. Wow! Siamo davanti a questo menu che ci presenta i due personaggi principali della serie, se vogliamo, quelli un po' più iconici, Fredbear e Spring Bonnie, con un nuovo simpatico cappellino. La visieretta della sciura. Return to Bloody Nights potrebbe portarci all'interno del diner, o comunque magari presentarci qualcosa di inerente alla storia di Harry e William Afton. Tra ricordiamoci l'altro che ha una timeline tutta sua. Ciao. Oh, Harry non si sente bene. Sta pensando a cosa succede se fallisse il nostro piano. E l'altra persona gli dice che ha tutto sotto controllo, che hanno già discusso più di una volta. Se si muovono nel modo giusto, nessuno verrà a sapere di questa cosa. Sai bene cosa succederà se verremo catturati. Ma se smetterai di essere nervoso, ok, le chance che noi possiamo venire sospettati scompariranno. Ok, ora okay, vai a dormire. Domani dovrà andare tutto liscio. Tu fai il tuo e io faccio il mio. Non dobbiamo comportarci in maniera strana. Come ti ho detto, e nessuno verrà a conoscenza della nostra attività qui. Ok. No, ho proprio detto Will. Goodnight, io Will. Pensavo sì. Well. Quindi Harry e William stanno realizzando qualcosa. Non si sa che cosa. Harry è nervoso. Non si sa che cosa. William invece è tranquillo. Ok, recentemente il management ha istituito questo turno di notte, sembra. Allora, se infrangerai una regola o romperai qualcosa, verrà decurtato dal tuo salario il danno. Ma quindi non siamo Harry? Perché scusa, non che salario? Proprio. Ok, qua abbiamo Fredbear e Spring Bonnie. Sì, quei loro cappellini, sono proprio loro. Che bella però l'interfaccia, ragazzi. Ecco, c'è quella maschera che sembra maledetti. Mamma che mia. Cattiveria. Mamma e c'è mia. Anche un Endo. Ok, se vedi qualche animatronica avvicinarsi a te, non avere contatti, semplicemente chiudi la porta. Ah, incoraggiante. Che ore sono? Sono già, è già l'una. Le due. Le due adesso, sì. E loro sono lì. Ma allora, vai un attimo sulla scrivania che ci sono delle cosine un po'. Dobbiamo assolutamente vedere un po' di cose. Prima di tutto, questa foto, ragazzi, è indicativa e abbiamo capito bene! Direi che abbiamo proprio William and Harry con al centro un Fredbear. E soprattutto qui abbiamo un poster che dice Celebrate since 1979. Quindi in questa linea temporale il diner è stato aperto nel 79. Esatto, okay? Nel 1979. E poi William Afton che si è praticamente diplomato. Auguri William Afton. Certificate of Completion. Cosa non si scritto? Sa bene di cosa. Excellence, sembrano quelli di Pizzeria Simulator. Ok, prova a vedere un po' tutto quello che puoi vedere. Wow, ragazzi, c'è un regalo. Ok, c'è un pacco aperto. Regalo in legno. Cosa vuol dire? Non si sente alcuna musica però. Ed è strano perché dovrebbe esserci probabilmente. Comunque quella foto, cioè, guarda anche solo. Cosa fai? Volevo provare a scrivere 1983. 79 fa qualcosa? No. No. 987? No, no. Niente. Si è mosso Spring Bonnie e respira. Respira. Il fatto che respiri non è molto incoraggiante, nel senso è che... È strano che respiri un animatronic. Di solito non respirano, nel senso... Magari siamo noi la cosa brutta dalla quale parlava il telefono? Cioè magari assumono dei poveri pazzi e li uccidono notte... Che accettino notte... di star lì. Però questa notte per adesso è estremamente tranquilla, direi. Che sono le... Sono le 5. Ah! Oh! 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 Dovrebbe essere il Crying Child. È il Crying Child. A me sembra molto il Crying Child. Però con questi occhi azzurri. Ok, noi siamo praticamente lì. Oddio, ok. Onesto. Va bene. Molto era semplice. Quasi arrivato comunque, perché noi eravamo nella stanza letteralmente davanti a quel corridoio. E noi ci stavamo facendo gli affari nostri. Stavamo bravi, ragazzi. Questo è un microfono direzionale. O qualcosa che rileva le radiazioni. Ehi, non si... Aspetta... Sei tu che lo muovi? Sì, lo muovo io, ma...
Le alette, secondo me più vanno veloci le alette, non lo so. Si sente parlare. Ma questo chi è? Harry? Vai con martedì, voglio vedere! Telefono! Ehi, William. Hey, William. Ciao, Harry. Okay. Harry non ce la fa più. Non posso aiutarti più con queste tue azioni. Mi dispiace così tanto, William, ma mi sento peggio di giorno in giorno. Queste cose brutte che tu fai mi fanno soffrire e non posso più continuare così. E William dice, non ci ovviamente, pensare nemmeno, ovviamente. Non puoi lasciare così. Tu sei anche responsabile a tua volta. Ok, esattamente. È per questo che Henry vuole rifiutarsi. She's my family, I care about her. Lei è la mia famiglia, mi prendo cura di lei. Cosa succederebbe se venissi arrestato? Lei sarebbe da sola e non potrebbe stare senza di me. Lei? Lei. Henry ha una lei importante nella propria vita, Charlie. Che è Charlie, per quello che ne sappiamo. Quindi solo ora hai iniziato a pensare diversamente? Mi dispiace un sacco. Ok, Harry quindi vuole ritirarsi da qualsiasi cosa stiano facendo lui e William. Ma chissà cosa sta facendo, secondo me sta costruendo gelati. Non dirò a nessuno cosa abbiamo fatto, terrò la bocca chiusa. Ah, ok, William, William non crede che lui possa fare questo. E gli serve qualcuno per costruire questi nuovi robot. Ho bisogno di te per quel lavoro. Sei il master della robotica. Da questo momento in avanti sono affari tuoi, William. Ok. Ho fatto tutto quello che volevi che facessi. Penso che tu possa finire il lavoro per conto tuo. Sì, comunque rispecchiano esattamente gli Harry e William che mi sono sempre immaginato. Sì. Ah, ok, okay, non la sarà minaccia. Così facile per te andartene. E presto capirai che cosa intendo. Oh. Sì, comunque anche Larry e William dei libri sono così. Ciao, sono Karen. Qualcuno degli animatronics si è mosso. Io non sono riuscita a vedere le registrazioni della notte. No! T'apposto. T'apposto. Allora, lei ci sta dicendo intanto che l'uniforme le piace tantissimo e lei ha contribuito a disegnarla. Ok, delle informazioni importanti sui fondatori della pizzeria e sul management. Henry Emily, il creatore di tutti gli animatronic principali. William Afton è più responsabile per la parte economica e finanziaria. Soldi. Dopo un po' di anni in cui hanno lavorato, finalmente nel 1979 sono riusciti ad aprire questo posto. E sono riusciti anche a costruire una nuova pizzeria con un nuovo aggiornato, con un nuovo personaggio più aggiornato. Potrebbero incominciare a usare quelli nuovi tra poco. Ah, quindi questi sarebbero in disuso? Se fossimo in una timeline alternativa, io immagino che praticamente c'è questo Guglielmo che sta cercando il Remnant e sta uccidendo persone, magari facendole andare a lavorare magari come guardie notturne. Ah, beh, anche può essere. Eccolo. A Fredbear salutante. Eccolo qua. Sembra un Lego. Ecco, in questo istante sembra un bambino Lego. Ok, la puppet, e la puppet non sappiamo ancora che utilizzo. Sicuramente c'è. Oh! È passato? Okay. Va bene. Inizia a diventare un po' più ostico, però sono due animatronics, abbiamo superato cose ben peggiori. Ah, Junior! Sì. Quindi. Ah. Ok. Deve essere qualcosa. Non capisco. E non si muove. Qua c'è qualcosa. No? Non la nazione, non cosa capito. Stanno cercando? Sei inquietante, lo sai che ti dicono che sei inquietante? Volevo spaventarti con un jumpscare. È ora di mercoledì. William! Che cosa succede? Sei tu? Te l'avevo detto, Harry. Quel povero ragazzo non era coinvolto nel nostro patto. Cosa stai facendo? Questo è più di solo questo. E succederà di nuovo. A meno che tu non capisca che qui non abbiamo ancora finito. Finisci di costruire quei robot, la nostra pizzeria dovrà chiudere, succederà un'altra volta. Se non decidi quello che farai tu, più altre gente morirà. Il posto dei tuoi sogni potrebbe sparire per sempre. Oppure potresti semplicemente aiutarmi a finire il nostro lavoro. E allora ti lascerò in pace.
E Harry continua ad essere sicuro della sua decisione, quasi odia William perché ha rovinato i suoi animatronics. Allora, ha creato una roba bellissimo. Kyle è il replacement di Karen. Oh, stanno facendo dei test su dei nuovi robot. Spring Bonnie, ma stai calmo. Oh, in che senso? E come facevamo a capirlo? Ogni tot, quindi? Sembra! Oh! Ma ragazzi! Non distruggere gli animatronici. Ma ha trovato la puppet fuori dal... Ok, sta cercando di capire se la puppet si è mossa da sola. Attenzione, si sono velocizzati tantissimo. È l'una! Rispetto a prima. Eccoli qua, okay, tutti e due. Apri, okay, uno, apri due e guarda la puppet, perché io non ho sentito... La puppet fa tipo un verso, mi sembra. Non è vero, non lo sento. Ha fatto un verso come di una bambina. Non può essere Charlie, perché Charlie è ancora viva, perché Harry, perché Harry non la vuole difendere. Insieme, esatto, credo. Ah! Wow! Ah, what the... Non ho fatto in tempo. L'avevo sentito, l'avevo sentito. Comunque ci sono dei nuovi animatronics che sono stati messi in una back room, ha detto. E qual è? Non la vedo. Gli animatronics che stava finendo di costruire Harry, appunto, sono stati conclusi. Cosa succede? Madonna, ma questo corre! Non cammina, corre questo, era in fondo al corridoio. Aiuto! Ci ha messo 20 secondi, neanche. Mi fa male la gola. Toma. Oh, era Shadow. Che vista hai? Shadow Freddy dovrebbe essere quello lì. Quindi c'è anche l'agonia. Dai, chiudi la porta di destra. Chiudi la porta di destra. No, è qui ancora. Ma lo sai che lui si fa 20 metri con un passo. Ok, sono tornati ai loro posti. È l'una. E non è giusto. Come è l'una? Solo l'una. Ma wow, perché tutto mi spaventa in questo gioco? Io voglio sapere cosa succede dopo. Cos'è? È sempre Spring Bonnie questo? No. No. Chi è? Chi è che abbiamo appena visto? Spring Bonnie, muoviti. Oh, 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 chiudi le porte, chiudi le porte! Wow. Chi è? Non lo so. Era il nuovo Spring Bonnie. Vabbè, ma cos'hai? Pattini? Oddio, oddio, chiudi, 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 chiudi. Madonna, chiudi anche a destra. Dai, dai! No, ragazzi, non ci siamo, devi aprire la porta per forza. Ok, Fredbear. Aprila. Ok. Eccolo! Madonna, lì. Quanto dura sto minuto? Dai, levati. Bonnie. No. Devi aprire. Oh! Oh! Ok. Ok. Poi ci chiedono perché ci piace FNAF, per questa sensazione. È quello che ci corre incontro. Col gilet è più a modo ed è alle orecchie alte. Sì, è Spring Bonnie. Qua, 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 qua. Lì capta persone che parlano. Attenzione, non ho capito. No! Ti odio! No! La versione completa uscirà più avanti quest'anno con nuove grafiche, nuovo gameplay, suoni, la settimana intera, gli extra, le cutscene, gli achievement, and much more! Che bella! Spettacolo! Bellissima! Che spettacolo, ragazzi! Quest'ultima notte era eccessivamente... Difficile! Difficile rispetto alla prima, perché magari era la fine della demo e esatto, dovevano... Esatto, infatti la pippetta, questo potrebbe essere magari, non dico la Custom venerdì, Night, però potrebbe essere venerdì già una delle ultime. Sì, decisamente, sì. Ragazzi, scaricatela assolutamente, più gente scarica le demo, più loro sono incentivati a portare a termine il gioco, essendo che è gratuita e sarà gratuito anche il gioco. Mi raccomando, aiutiamo i piccoli sviluppatori, soprattutto quando fanno queste meraviglie. Vi ringraziamo per aver seguito questo video, vi invitiamo ad iscrivervi al canale se volete vedere altri fan game, se volete altre teorie, se volete altre cose. Di FNAF che non di FNAF. Andate a vedere l'unboxing di Among Us se non l'avete visto, perché è davvero una bella edizione anche quella. E soprattutto tra poco magari unboxeremo quella di Security Breach, speriamo. Io sì.
E intanto ci vediamo a un prossimo video.